Emanuele Filiberto, e chiaramente abbiamo chiamato un esperto del settore, Andrea Merlotti, che tutti conoscete, soprattutto insomma anche la volta scorsa abbiamo fatto questa presentazione. E come accennavamo la volta scorsa, l'idea era appunto quella di delineare un contesto entro il quale si sviluppa Palazzo Carignano. Quindi partendo da Tommaso, padre di Emanuele Filiberto, oggi affrontiamo la figura di Emanuele Filiberto, figura committente, direi erudito, committente, che dà vita assieme a Guarino Guarini a questo meraviglioso palazzo. Non voglio però, sicuramente Andrea avrà moltissime cose da dirvi, quindi preferisco non togliere la parola ad Andrea Merlotti e vi lascio alla sua conferenza. Buona giornata. Buon pomeriggio. Allora, io se non vi offendete parlo in piedi, spero che non ci siano problemi con la ripresa. Bene, allora cominciamo dalla fine, come piace fare a me a volte. Interno notte, direbbe uno scrittore, interno notte, Palazzo Carignano, aprile 1709, quei begli aprili torinesi che sono un po' più freddi di altri aprili, e il principe di Carignano è morto qua nel suo palazzo. È il primo Carignano a vivere a palazzo, ma anche il primo Carignano a morire nel palazzo, sostanzialmente il primo principe di Chiara a morire nel palazzo. E quando muore capita quello che capita a tutti i principi che morivano, che prima del funerale, il funerale non avveniva entro un paio di giorni dalla morte, passava un certo tempo, perché nel frattempo bisognava esporre il cadavere, preparare tutte quelle macchine che nelle chiese avrebbero poi permesso quegli atti tipici della devozione nei confronti dei principi, delle principesse di sangue reale, che richiedevano un lungo periodo, per cui i cadaveri venivano imbalsamati. C'era tutto un processo di imbalsamazione che poi portava anche alle sepolture multiple, anzi alle sepolture di parti, nel senso che nessun principe o re veniva sepolto tutto insieme nello stesso posto, ma nell'imbalsamazione si toglieva il cuore, si toglievano le viscere andavano in una chiesa, il cuore andava in un'altra chiesa, il cadavere andava in un posto, che non era necessariamente il più importante. Quasi tutti i principi di casa di questo tipo lasciano detto nel testamento: il mio cuore lo lascio a quella chiesa, le mie viscere le lascio a quell'altra. C'è proprio un rito che nasce dal Medioevo e che permane fino al Settecento, di parcellizzazione un po' brutto perché dà un'idea forse un po' eccessiva, ma comunque di divisione del cadavere in modo che tanti spazi sacri avessero qualcosa. E va detto che con poi la distruzione di molti spazi sacri, di molte chiese, a volte ci sono rimasti più le viscere e il cuore da qualche parte che non il corpo intero. Ora, noi possediamo un esempio di testimonianze, di cui parleremo dopo, molto belle, molto interessanti e molto particolari sul principe Emanuele Filiberto, che ci permettono di sapere cose che solitamente è difficile sapere su un personaggio del genere. E tra le testimonianze che abbiamo, vi dirò poi dopo quali sono queste testimonianze, abbiamo anche quella del medico, Domenico Balbis, che è il medico che procede all'imbalsamazione. L'imbalsamazione che si tiene qua a palazzo, nella stanza da letto, al primo piano, dove era morto, comunque dove portano il cadavere. Balbis scrive: «Diedi principio l'operazione, cominciando dalla testa, quad aprì con assistenza del signor Bersano, idedi cavai il cervello. Poi, senza procedere a maggior ricognizione o anatomia del detto capo, imbalsamai il medesimo. Né vi fu altri che facesse alcuna ricognizione». Fin qui, pratiche normali. E poi si ferma. A riserva, diretto signor Fassina. Fassina è il medico di corte, il medico del duca, quindi uno dei personaggi più vicini al duca, quello che segue tutta la medicina di corte. Qual prese, tra i miei ferri che erano ivi di spode sopra una tavola, uno stilo d'argento e lo pose nell'orecchio destro, detto serenissimo principe, e poi, detto signor Fassina, avendo rimosso lo stilo, se ne partì senza dir parola, ed io non ebbi curiosità di chiamarlo, perché avesse fatto tal assaggio, né cosa avesse dal medesimo riconosciuto, né alcuno di noi altri ha fatto alcun'altra ricognizione in ordine agli orecchi e disposizione interna del capo. Perché tutto questo? Perché viene fatta questa, non viene fatta questa ricognizione? Tutti i medici dicono: non è stato fatto niente, ma c'è una cosa però non ho chiesto. È interessante, perché il principe di Carignano, che non so se io sono sempre un po' negato per queste cose, ma ci dovrebbe essere un PowerPoint aperto da qualche parte per farvi vedere com'era, ma non riesco tanto a muovervi, lo vedrete dopo. Il principe di Carignano era nato con un problema, era nato sordomuto, o meglio, era nato sordomuto. Noi sappiamo che a un certo punto era sordomuto, che fosse nato sordomuto non lo sappiamo con certezza, però pare che già da bambino, cioè non sappiamo se è una cosa che deriva dalla nascita o se deriva da un qualche shock accaduto in un secondo momento. No, questa è quella vecchia, quella di Paola. Io ne ho mandato un'altra che ho mandato prima, non so dove sia.
È già aperto. Credo sia questa qua sopra. È già aperto sotto. Però non so. Ecco, questo, lui è questo signore, se lo mettete a cosa intera, poi dopo parleremo dei quadri, ma non è adesso. Io non so bene come si faccia qua, ma credo ci sia un comando da qualche parte che permette di mettere la pagina intera. Se mi aiutate voi, perché io non, da qui non riesco, chiedo scusa. Ora, noi per capire il principe di Carignano abbiamo una fonte molto bella, una fonte abbastanza unica. Abbiamo detto che il principe muore nel 1709. Muore lasciando 4 figli, 2 maschi e 2 femmine, e lasciando, come spesso capita in questi casi, tutto il suo patrimonio al primogenito, che è un personaggio interessante, non ne parliamo in questo ciclo, ma ne parleremo poi, uno che poi a un certo punto, ecco, lui è Emanuele Filiberto, però guardiamolo lì, ci basta questo. Il figlio è un personaggio interessante, poi andrà a vivere in Francia, anzi scappa letteralmente dal Piemonte, scatta una sera a cavallo dal Piemonte, perché Vittorio Emanuele II non lo sappia, Vittorio Emanuele II scopre che è scappato solo dopo, perché aveva accumulato debiti in una maniera assurda. Era ricchissimo, ma uno di quei personaggi che è bello leggere, di cui è bello leggere la storia quando non sono tuoi antenati, perché sono quelli che sperperano patrimoni, anche 2 o 3 patrimoni contemporaneamente, quindi sono divertenti quando li leggi, ma speri sempre che nessun tuo parente abbia fatto altrettanto, perché è bello quando fai quella vita, è bello quando riguarda gli altri, ma meno quando riguarda te. E suo figlio è uno così. Suo figlio non aveva la minima intenzione di far sposare le sorelle, e le 2 sorelle a un certo punto se ne rendono conto che la speranza di avere un matrimonio decente, la sorella di Emanuele Filiberto aveva sposato il principe di Baden, quindi erano abituati a fare bei matrimoni in casa Carignano. Ma lui, di far usare le sorelle, di fare una dote per loro, non ci pensa nemmeno, se l'è giocata sul tavolo da gioco, ha investito in soldi sbagliati. Lui era un grande investitore in fallimenti. Tutti i fallimenti di Francia se li è fatti, ciononostante restava sempre ricco. E poi lui è quello che fonda la Borsa di Francia, ma ne parleremo l'anno prossimo magari, quindi un personaggio interessante. Le sorelle si arrabbiano moltissimo. Allora a un certo punto fanno tutto quello che rimane possibile fare, fanno causa dicendo che il padre era incapace di intendere di volere perché era sordomuto. E quindi scatta una causa molto particolare, perché non capitano nelle famiglie per bene queste cose, dico per bene con molta ironia, sappiatelo, e tanto meno in una famiglia addirittura regale, nel ramo cadetto di una famiglia reale. Quindi sono le 2 sorelle che denunciano il padre, denunciano il fratello e dicendo che il padre è incapace di intendere e di volere, quindi il testamento non era valido, ergo ha diritto alle doti, non ci sono cavoli, devono avere i soldi. Questa causa va avanti per anni, creando enormi imbarazzi, e cosa felice è perché questa causa vengono raccolte decine e decine di testimonianze sulla vita di Emanuele Filiberto. Insomma, una testimonianza unica, perché vengono interrogate più volte tutte le persone che lavoravano qua a corte o che erano state collaboratori. Per esempio il suo minusier, il suo aiutante di camera, vengono chiamati ingegneri importanti, architetti importanti come Bertola, quelli che erano ancora lì, perché lui ha avuto una vita lunghissima, muore a 81 anni, quindi questa vita lunghissima ha visto di tutto. Allora chiamano quelli che, di gente che l'ha visto da giovane, ne è rimasta poca, ma di gente che l'ha conosciuto negli ultimi 40-50 anni ce ne sono ancora tanti, e quindi vengono interrogati. E là c'è una testimonianza, ovviamente, come sapete, noi storici, siamo un po' come i giudici, quando leggiamo delle fonti abbiamo un problema. Tanto non possiamo interrogare direttamente la persona, quindi non possiamo fargli le nuove domande. Dobbiamo elaborare una capacità di lettura delle fonti, che non è semplice. Qui Marc Bloch, è ovvio citarlo perché ha scritto le pagine più belle, forse più giuste su come si leggono queste fonti. E poi dobbiamo sempre dubitare delle fonti. Prima devi chiederti che cos'è questa fonte, chi l'ha scritta, perché l'ha scritta. Cioè, chi prende una lettera, la legge, dice ah bello, ho scritto questo, lo copio, nella migliore delle ipotesi è un ingenuo. Perché quando legge una lettera o un documento in archivio non può mai credere che quel documento solo perché lo legge sia vero. Le serve porti chi l'ha scritto, perché l'ha scritto, quando l'ha scritto, cosa voleva dire, è la verità quello che ha scritto, quello che scrive lo dice a Tizio o Caio perché vuole che credano quello, ma in realtà faccia il contrario. Cioè devi fare quello che si chiama analisi delle fonti, incrociarle con altre fonti, capire che cosa vuoi. È un lavoraccio, non è una cosa che si fa in 5 minuti. Per questo l'erudito della domenica è una cosa, lo storico è un'altra. Perché lo storico fa questo, analizza le fonti, le analizza con molta attenzione, cerca di capire tutto quel gioco, tanto che è molto divertente, un lavoro che sta a metà tra il giudice, il poliziotto, il giallista anche, perché a volte devi scoprire delle trame, perché magari lo stesso personaggio scrive a 3 persone diverse, lo stesso giorno 3 cose diverse, capita normalmente nella politica, e tu devi capire la verità che nessuna delle 3, è la 4ª probabilmente, se è vera, se c'è la verità, perché poi, altro piccolo dettaglio, noi storici, nella verità, non ci crediamo, la verità è di qualcuno più su, noi ci occupiamo di esseri umani, che normalmente non la dicono la verità, quasi sempre. Quindi cercare la verità là dove la verità non c'è è un'impresa un po' inutile. Cerchiamo di trovare un senso alle cose. Quindi guardando queste testimonianze bisogna capire che quelle che sono fatte per conto delle principesse mirano a dire che era un imbecille. Quelle fatte per conto del principe mirano a dire che era un uomo intelligentissimo. E quindi bisogna trovare la via di mezzo. Ammesso che ci sia una via di mezzo, perché poi, come sappiamo,
aspetto, ognuno testimonia quello che ha visto. Ci sono dei personaggi che dicono: non gli ho mai parlato, non l'ho mai sentito parlare, ma perché il loro ruolo non prevedeva che gli parlasse. Altri gli parlavano tutti i momenti, quindi la testimonianza solo per il ruolo che svolgono è decisamente più importante. Inoltre c'è anche un discorso di sapere incrociare queste fonti e di incrociarle con altre testimonianze. Quindi andiamo a prendere, prima di queste fonti, prima di parlare un po' della sua biografia che vorremmo affrontare, una testimonianza di uno che non era un suddito sabaudo, che non aveva motivo di parlare bene del principe Emanuele Filiberto, se non gli avesse avuto piacere di farlo, e un uomo che era ritenuto, che non solo uno dei più grandi memorialisti della storia europea di tutti i tempi, ma era anche una linguaggio abbastanza difficile, Saint-Simon. Saint-Simon, nei suoi memoirs, nel 1709, quindi poco dopo la morte del principe, leggo in italiano perché il francese non è così gradevole da ascoltare, il principe di Carignano è morto il 23 aprile. Questo principe di Carignano, della morte del quale vi parlo, è nato sordo e muto. Questa crudele infermità affliggeva tanto più i Savoia perché questo principe aveva tutto l'esprit, l'essence e l'intelligence di cui il suo stato poteva essere capace. Quindi già Saint-Simon ci dice un uomo ritenuto intelligente di spirito e molto capace. È già un giudizio che, tenuto conto che Saint-Simon veniva da una corte non di per sé amica di quella sabauda, non aveva motivo di parlarne bene così perché gli andava. E poi racconta quella che è la storia principale di Emanuele Filiberto, la sua educazione a ascoltare e parlare. Sordo rimase sempre sordo, anche se poi vedremo che ballava, faceva tante cose che sembrano strane per uno che era sordo, ma che in realtà nascevano da tutto un discorso molto, molto interessante e veramente molto bello dal punto di vista anche umano. Ma riusciva a parlare, riusciva a comunicare, ce lo dicono tutte le fonti, non nel processo, ce lo dicono gli ambasciatori venti, gli ambasciatori pontifici, gli ambasciatori bavaresi, francesi. Quindi noi, se confrontiamo, se noi leggiamo le fonti degli ambasciatori scritte nei lunghi anni della sua vita, che ci dicono queste cose, poi sulla base di questi leggiamo la testimonianza del processo, già abbiamo una griglia che ci permette di capire meglio quelle fonti. Abbiamo già fatto una piccola analisi che ci permette di capire quale di quelle fonti è attendibile, quale è un po' meno. E Saint-Simon racconta una storia molto bella. Dopo aver tentato tutto, si prese alla fine un parti estremo, un partito estremo. Fu di abbandonarlo a un uomo che promise di farlo parlare e capire, purché ne fosse veramente il capo, potesse fare quello che voleva. E per molti anni si ignorò del tutto quello che fosse di lui. Qui Saint-Simon esagera un po', non è proprio così. Ci va vicino, ma non è così. La verità è che si usò con lui come si fa, come fanno gli addestratori dei cani. Quelle persone che di tempo in tempo fanno vedere per dei soldi quegli animali che durante le strade fanno dei numeri davanti a un domatore. Avete presente quelli che andavano con l'orso, la marmotta? E questo è vero. Questo è vero e lo vedremo. E quelli che sanno, che paiono intendere e capire per dei segni che il loro signore fa. Come è stato educato? La faim, la bastonnade, la privation de lumière, le récompenses à proportion. Fame, botte, e se fai bravo ti do, altrimenti non ti do. Che non è esattamente quella che pensiamo come, come educazione reale. Perché io sento sempre dire, ah, è stato educato da Tesauro. Sì, dopo. Dopo è stato educato da Tesauro. Prima è stato educato così. E questo vuol dire, perché la giovinezza di Emanuele Filiberto è estremamente bella, torniamo al discorso, come dicono i cinesi, tanto di vivere tempi interessanti. È una grandissima iettatura quella di vivere tempi interessanti. Tempi interessanti è bello leggerli. E anche queste vite sono belle quando le leggiamo, ma nessuno di noi vorrebbe viverle. È affascinante leggere un libro su queste storie, viverle è un'altra cosa. E poi parla del suo successo e dice: il successo fu tale che gli riusciva a intendere tutti guardando il movimento delle labbra e pochi gesti. E comprendeva tutto, leggeva, scriveva, parlava persino, anche se aveva delle difficoltà. Lui stesso approfittava delle lezioni crudeli che aveva avuto e si applicò con tanto esprit de volonté de pénétration che possedeva plusieurs langues, parlava più lingue, comprendeva la scienza e perfettamente l'istoria. Divenne molto, un ottimo politico e fu spesso consultato sugli affari di Stato e a Torino era considerato uno dei personaggi più colti e importanti. Anche qui qualche... Però Saint-Simon nel 1709 non ha ragione di raccontare panzane. E io vi potrei citare, ma ve ne faccio ammenda, faccio esenti, tutta una serie di enciclopedie come il Polistor, Sive de Notizia Autorum et Rerum Commentari, pubblicati da Hof in Germania nel 1688, che dedica due pagine in latino all'abilità del principe di Carignano, oppure Imhof, nome simile ma è diverso, un grande genealogista che nella sua Excellentium Familiarum Ingaglia Genealogia Primer Undemque Origine Usque ad Presens, e va avanti per molte righe il titolo, pubblicato a Norimberga, dedica pagine al principe di Carignano. Ci fermiamo, poi ci sono molti altri autori che, se ne sono, che ne hanno parlato. Gli ambasciatori veneti sono altrettanto interessanti. 1662, siamo quindi 50 anni prima della morte,
Alvise Sagredo, uno dei più interessanti ambasciatori veneti in Piemonte, scrive Filiberto, perché lui l'ha chiamato Filiberto, aveva tre nomi, Emanuele, Filiberto, Amedeo, ma lui era principe Filiberto, i suoi fratelli sono tre fratelli, Emanuele, Filiberto, Amedeo, Eugenio, Maurizio, Emanuele, Giuseppe, vengono chiamati semplicemente Filiberto, Maurizio e Emanuele, sono i tre nomi con cui vengono conosciuti. Filiberto il maggiore nacque mutolo, ma supplito dall'arte ingegnosa di uno spagnolo a difetto di natura, con un successo che solo veduto può credersi, apprese a parlare e, sebbene non senta le parole di chi secoli scorre, dall'osservazione in ogni modo del moto della bocca e delle labbra, mediocremente che vuol dire mediamente, in media, non è un mediocre in senso negativo, è in media, intende quello che gli viene detto. Anzi, è una curiosità bellissima da riferire, ed è che intendendo il principe non dal suono della voce, ma dal movimento delle labbra, può, secondo la sua capacità, sapere quello che dicono o due che parlino in segreto o d'altri che siano in tale distanza dalla quale suono delle voci non arrivi. Onde, come quando non si voglia sentire uno che parli, bisogna tocarsi le orecchie, al contrario il principe deve chiudersi gli occhi. E quando perciò gli trovasi presente o qualcuno discorre con Madama Reale, per mostrargli di voler intendere, volge gli occhi dell'altra parte o li chiude. Il che dà un'immagine molto bella di quest'uomo che, a corte, quando qualcuno parla con la duchessa, si gira e chiude gli occhi perché non pensino che sta ascoltando ciò che non può vedere. C'è una cosa abbastanza... Quindi cominciamo a capire che il personaggio è interessante. Non è? Ora, i Savoia hanno avuto 1000 anni di storia. Che non è che tutti abbiamo 1000 anni di storia, solo che non li sappiamo, cioè tutti noi discendiamo da noi, se non siamo nati da un albero, quindi tutti quanti... Però ci sono le famiglie, questi anni di storia sono più noti. E sicuramente i Savoia in 1000 anni hanno avuto di tutto. Cioè, definire una dinastia importante, non importante, bella, non bella, usiamo le parole anche non adatte, è difficile, perché definire 1000 anni è impossibile. Anche solo in 50 anni puoi avere un personaggio geniale e un perfetto deficiente. Quindi definire una dinastia è complicatissimo. Puoi definire il valore politico, l'importanza politica sulla scena europea. Ora qui mi riallaccio a quanto ha detto Paola la settimana scorsa. I Savoia sono una delle dinastie che nella sua storia ha avuto sempre un ruolo europeo. Non c'è mai stato un ruolo. Io sono molto stanco e molto stufo di quelli che dicono che i Savoia sono una dinastia marginale. Non perché siano anarchico, tutt'altro, è un fatto di verità storica. Cioè i Savoia sono stati una grande dinastia europea perché la loro storia si espande in tutta Europa. Questo non vuol dire che se dici questo domani vuoi Vittorio Emanuele IV sul trono, non sembra una semplice analisi storica. Se dico che Bismarck è un grande ministro, non è che domani voglio di nuovo il secondo Reich, è una semplice analisi, punto. E i Savoia sono una dinastia che se tu vai a Londra e vai a vedere il Savoy Theater, dove c'era l'opera di Gilbert and Sullivan, si chiama Savoy perché nel 200 un Savoia stava lì ed era il conte di Richmond, uno dei più importanti nobili della corte inglese. Vai in Francia ed è pieno di castelli sabaudi, vai in Spagna le tombe di Escorial, e ne parleremo perché lui ci va e le racconta, trova un sacco di tombe sabaude. Le tombe sono un segnale, ci cioè sono tombe sabaude più belle di tutta Europa, in Russia no, non credo, ma ce ne sono quasi in tutta Europa. E dal Medioevo in poi, segno che vuol dire qualcosa. E i Savoia, i Carignano, sono l'ultimo ramo cadetto, non posso fare il riassunto della puntata precedente, quindi quello che ha detto Paola la settimana scorsa, mi dispiace, non posso ripetervelo tutto, ma un punto importante. I Carignano sono l'ultimo ramo cadetto a nascere di casa Savoia fino a quando nell'Ottocento nasceranno i rami cadetti dei Carignano, cioè i Duchi d'Austria, che ci sono ancora tuttora, che segue altri rami, che segue i Savoia Tenda, i Savoia Nemur, la cui storia si intreccia con quella, la cui storia ultima si intreccia con quella di Carignano, che hanno tutti una caratteristica, sono rami che vanno in Europa. Cioè i Savoia hanno, questa è una caratteristica molto sabauda. Altre dinastie europee non mandano rami cadetti in Europa, i Savoia lo fanno sempre. Dal 1200 in avanti, voi trovate sempre principi sabaudi che vanno a servire all'estero in qualche sovrano. Vi parlavo prima di quello di Londra. Se Pietro di Savoia, conte di Earl of Richmond, mi pare, non fosse diventato per caso, perché muore di fratelli maggiori, Duca di Savoia, anzi conte di Savoia, lui sarebbe vissuto tranquillamente in Inghilterra, avrebbe fatto vivere in Inghilterra, poi gli altri muoiono, deve tornare in Savoia e diventa conte. Ma questo vale per molti personaggi. Filippo di Bresse, Filippo II senza terra, il nonno di Emanuele Filiberto, contava di fare famiglia in Francia. E una serie di morti inaspettate che lo porta a diventare Duca di Savoia, allora Carlo II e Emanuele Filiberto stanno in Piemonte e in Savoia, altrimenti sarebbe stato un ramo cadetto in Francia. Come sono i Nemur, come sono i Tenda, come sono altri rami sabaudi che dai Savoia voi davanti hanno avuto ruoli all'estero. E i Carignano questo fanno. I Carignano sono esattamente questo, uno dei vari rami sabaudi che ha una dimensione europea e a un certo punto si muove sullo scenario continentale. Questo verrà poi meno col Settecento. Col Settecento questi tentativi, ma ricordiamoci che ancora negli anni 60 del Settecento, Carlo Emanuele III prende il suo secondo genito, Duca del Chiablese, si mette d'accordo con l'imperatore e si mette d'accordo per un matrimonio che dovrebbe fare diventare il suo secondo genito Duca del Tirolo, dargli uno stato. Poi, purtroppo per lui, l'imperatore del Sacro Romano Impero muore, rimane Maria Teresa che non sopportava i Savoia per questioni giovanili, era stata, si riteneva, non veramente legata dei Savoia, quindi fa saltare il matrimonio.
ma ancora a fine Settecento l'idea di piantare un ramo sabaudo nell'impero, poi si pensa anche alla Lunigiana, che devo dire, di Savoia e Lunigiana mi sembra, non sempre trovati un po' un ossimoro, pensando all'idea politica della Lunigiana contemporanea, mi sembra un po' divertito questa storia, come sarebbe potuto andare. Però c'è sempre questa dimensione europea, e questa è una cosa tipicamente sabauda. Quindi quando i Carignano si dicono tra Parigi e Torino, le loro due città di elezione sono l'Hotel de Soissons a Parigi e questo Palazzo Torino, non è un'eccezione, un caso strano, è una cosa assolutamente nella linea della dinastia. Ma qui ci sono una serie di problemi, dunque a questo punto devo dedicare qualche minuto alla sua biografia, poi torneremo a questa indagine che trovo una fonte molto bella. Lui nasce nel 1628, quindi quando nasce è tutto tranquillo, sta scoppiando la guerra in Piemonte, ma in Piemonte di guerre ne ha viste tante, non è uno in più né in meno che fa la differenza. Suo padre Tommaso è in Savoia, governatore della Savoia, quindi è normale che lui nasca in Savoia. Dopo di lui nasceranno altri figli, Cristina, Luisa Cristina nel 1627, anzi nata prima, scusatemi, poi nasceranno altri tre maschi, Emanuele nel 31 e Eugenio Maurizio nel 33, e poi un altro figlio, Ferdinando, che nasce a Milano, vedremo perché, mi pare nasca a Milano, ma che muore bambino. Quindi lui nasce in Savoia, i primi anni li passa in Savoia, poi a un certo punto abbiamo visto suo padre nel 1634 decide di fare un atto forte, molla il servizio sabaudo, lui che è un Savoia, il fratello del duca, il fratello di Vittorio Amedeo I, e se ne va nelle Fiandre, diventando governatore delle Fiandre per conto degli spagnoli. Rompe con la famiglia, che ritiene troppo schierata con la Francia, e si mette con gli spagnoli. Noi quando leggiamo queste frasi nei libri diciamo vabbè, è una scelta politica, poi però dovremmo imparare a calare nella quotidianità queste vicende. Lui ha una moglie e vari figli. E che fanno la moglie e i figli a questo punto? La moglie è francese, è una Borbone Soissons, cioè è legata strettamente al re di Francia, contro il quale il marito si è appena rivoltato. Quindi non è tanto semplice come situazione. Ha una moglie, una brava moglie, magari non era contenta, ma lo segue. Cosa fa? Va a Milano, non lo segue nelle Fiandre, lui prende subito sulla via militare, che attraverso la Franca Contea della Savoia gli permetteva di andare direttamente nelle Fiandre, lei va a Milano con tutta la famiglia. Va a Milano con gli spagnoli. Si ferma un po' a Milano, dove nasce l'ultimo figlio, mi pare, Filiberto Nascalì, Ferdinando, scusate, Nascalì, e poi nel 36 va a Madrid, che anche lì non è che prendevi l'aereo, cioè andare da Madrid, da Milano a Madrid, durante una guerra tra Francia e Spagna in un Piemonte che sta per scoppiare la guerra, non è proprio una sciocchezza con questi bambini. Quindi già ci immaginiamo questi bambini, che il padre va da una parte, la madre va dall'altra, i parenti litigano, sballottati di qua e di là, uno è sordomuto, Emanuele Filiberto, l'altro, Emanuele, era fortemente balbuziente, raccontano le fonti, il terzo non sappiamo, ma i primi due tanto bene non stavano, per cui è già un quadro un po' complicato. Arrivano in Spagna, e in Spagna comunque, anche se lei è francese, insomma, è comunque la moglie di uno come il principe Tommaso, e per cui addirittura Filippo IV la sceglie come madrina di sua figlia, Maria Teresa, che poi diventerà la moglie di Luigi XIV, la regina di Francia, quindi vedete che alla fine tutti si chiamano. E tutto va bene fino al 1641, quando il principe Tommaso perse la guerra civile, e soprattutto facendo un calcolo economico interessante, ve l'aveva raccontato Paolo, fratello della principessa di Soissons, muore, tutta l'età Soissons passa a sua moglie, e quindi passerebbe ai suoi figli, lui decide di passare con la Francia, se ne va, torna con la Francia, quindi torniamo amici, e però in questo momento la moglie e i figli sono a Madrid, in Spagna, e a questo punto sono cavoli, ma tanto cavoli, perché gli spagnoli, che hanno un forte senso della dignità, non sono tanto contenti che Tommaso abbia cambiato parere un'altra volta. E quindi smettono di essere tanto gentili con la moglie e i figli. E come dice Mazzarino, o Mazarin, per dire alla francese, di una lettera, cominciano a trattarli male, adesso ovviamente non trovo la lettera, e la loro fu veramente una prigionia. E per 3 anni sono prigionieri, non per 3 mesi. Nonostante dalla Francia chiedano, visto che lei comunque era una principessa di sangue, di liberare, saranno liberati nel 44. Ed è in questo contesto che si sviluppa la sua educazione, con questo personaggio che si chiama Ramirez de Carrión. Ramirez de Carrión è questo mambo di Ramirez de Carrión che ha elaborato un sistema di educazione dei sordomuti che, se un pedagogista moderno oggi lo legge, probabilmente muore d'overdose e rischia di avere un infarto, dico scherzando, ma perché credo che la cosa più gentile fosse se non impari a dire una vocale, vai a letto senza cena per 3 giorni e te ne faccio passare pure di peggio. Infatti tutti usano la metafora dei cani e degli animali ammessi. Tutti gli autori che parlano di questo sistema di educazione dicono che è un sistema di educazione che ricorreva alle botte e alla persuasione tutt'altro che garbata. Però la madre, diciamolo pure, che non ha mai amato suo figlio, su questo ci saranno le lettere bellissime di sue, qui da Torino, da Racconigi, dove parla di questa madre da cui lui si sente assolutamente disprezzato, ha un rapporto con la madre terribile, anche questa madre muore a 80 anni, vecchissima, e figli
alla fine gli ha reso la vita impossibile. Ci sono lettere veramente molto belle, c'è un personaggio che si presterebbe da tante letture perché veramente ha una vita affascinante, ripeto, da leggere, non da vivere. Viene messo in mano questo Ramirez de Carrión, che finché lui è alleato della Spagna, va bene, ma quando poi lui diventa nemico della Spagna, si trova in una situazione un po' difficile, un po' delicata, però in qualche modo questo Ramirez de Carrión gli resta accanto, tant'è vero che quando nel 44 si ottiene finalmente che la famiglia possa andare in Francia, Ramirez de Carrión lo accompagna per un anno, poi lui dice di non volerlo più vedere, e allora rimane il figlio di Ramirez de Carrión, che lo segue ancora per un anno. Finalmente nel 44, il 20 agosto del 44, rientrano a Parigi, Luigi XIII è morto, c'è Anna d'Austria, c'è sono morto Luigi XIII e Richelieu, quindi lei torna con la Francia, che è la Francia di Mazzarino, è la Francia di Anna d'Austria, è la Francia, cioè, anche prima, di certi romanzi di Dumas che ben conoscete, e quando arriva in Francia, si ferma poco in Francia, si ferma qualche mese, perché poi raggiunge finalmente il padre, che rivede 10 anni dopo, 1634-1644, dopo 10 anni vede il padre, che è governatore di Vrè, e qui il padre lo affida a Tesauro. Qui, ma lui nel 44 ha 16 anni, quindi no, è un ragazzo di 16 anni, che all'epoca vuol dire un uomo, di 16 anni, che ha già una serie di esperienze, non da poco, è stato spallottato comunque, non è mai stato in Piemonte, arriva in Piemonte a 16 anni, non ha mai visto Piemonte, prima era in Savoia, poi va a Milano, poi da Milano va in Spagna, poi dalla Spagna va a Parigi e arriva in Piemonte a 16 anni. Sempre con questo qua che deve aiutarlo. E certamente Tesauro scrive a Ivrea la politica di Esopo Frigio, che è dedicata al principe, ai due fratelli, pare entrambi, forse sono dei due, non ricordo più, in cui fa un progetto educativo per loro, ma anche qui non cadiamo nelle trappole, un libro dedicato a un principe con un bellissimo progetto educativo pieno di magnifici propositi, non vuol dire che sia una cosa che è stata realmente fatta, non siamo così ingenui, sarebbe come chiedere le cose dei politici, io scrivo un bel libro in cui dico tante cose vorrei fare col principe, poi io mi ricordo che ho studiato tanti anni fa l'educazione di Vittorio Medio II, anche lì Tesauro e anche altri hanno scritto dei bei libri, poi vai a leggere le lettere, cioè sì sì ok, per un giorno, un'ora o due farlo studiare, poi farlo giocare, che si diverta. E infatti i principi imparavano molto dei giochi di carte, perché i giochi di carte erano studiati come giochi dell'oca per raccontare le loro storie, per esempio c'erano giochi di carte bellissimi dove i semi erano le famiglie reali europee, dove tu con il principe delle Asturie catturavi i 10 del regno di Francia, che era una carica della corte di Francia, quindi imparavi tutte le dinastie, le genealogie, le cariche, poi i giochi dell'oca dove trovavi tutta una serie di caselle storiche e geografiche che ti permettevano di imparare molte cose. Alla fine i metodi di apprendimento, diciamo oggi si impara col gioco, ma sei sempre imparato col gioco, sei sempre imparato col gioco, non scopriamo l'acqua calda. Non abbiamo sempre che la retorica, no, ma all'epoca leggevano, ma non vedete un ragazzo di 16 anni che si legge 400 pagine di Tesauro? Cioè, non so neanche gente di oggi che a 40 anni si legge 400 pagine di Tesauro, figuriamoci se un principe di 16 anni, nel 1640 si leggeva 400 pagine di Tesauro, cioè, le leggevano i suoi precettori, che poi dovevano però gestirsi, questo qui era un principe che cioè, diceva basta, non era una cosa. Finalmente nel 46 arriva a Torino, quindi lui per la prima volta nel 46, a 18 anni, vede Torino, viene accolto al Valentino, la famiglia Carignano, casa Carignano, è di nuovo a Torino, non c'è il palazzo, c'erano molti anni prima, e comincia a svolgere un ruolo, finalmente va a corte, vede le feste di compleanno per Madama Reale, partecipa alle prime feste, tutto quanto, ma nell'ottobre del 47, scusate, la madre vuole tornare in Francia, si porta dietro i figli, nel 47 lui ha 21 anni, si trova in Francia. Ma gliene coglie, perché lui detesta stare in Francia, si trova alla corte francese dove c'è un Luigi XIV ancora bambino, perché nel 47 Luigi XIV c'è un piccolo bambino, una corte tutt'altro che semplice, dove lui che è sordomuto, che poco che parla spagnolo, non è che si trovi benissimo, inoltre con i Savoia i rapporti erano complicati, allora lui scrive una lettera insieme a fratello Emanuele in cui dice che si rifiuta di continuare ad andare alla corte, una lettera da Compiègne, dice basta, io non voglio più andare alla corte, perché gli altri cortigiani si burlano di loro due, e ci trattano come figlioli di 2 anni nonostante che abbiamo già la barba al mento. Quindi c'è un problema che non può far sorridere, ma in realtà è vero. Anche perché in Francia Ramirez non lo segue, torna in Spagna. E infatti lui, che non è uno stupido, fa scrivere, in Francia non impariamo cosa alcuna. E io in particolare, se non mi viene data una persona che mi continua a insegnare, dubito di tornare come prima. Perché alla fine prende, se ne va e torna in Piemonte. Torna in Piemonte, qui viene fatto cavaliere dell'Annunziata, e comincia a avere un ruolo alla corte, anche perché ce l'ha, perché adesso parlare di genealogia è sempre complicato, ma ragioniamoci, 1638, guerra civile, c'è un bambino, Luca, Carlo Emanuele II, Carlo Emanuele II chiaramente è un bambino, aveva tipo 4-5 anni, ben lontano, si sposerà nel 1663, 62-63 se non ricordo male, comunque il primo figlio nascerà nel 66,
Quindi ci sono molti anni in cui non c'è un figlio del duca e questo bambino sarà Vittorio Medio II. Nel frattempo ci deve essere un re dal trono, c'è sempre un re dal trono, quando non c'è finisce come numerico ottavo e non è una bella cosa. Quindi bisogna avere un re dal trono. Allora chiaramente si vanno a vedere i fratelli. Fratello di Vittorio Medio I era Maurizio, mio fratello era Maurizio, cardinale che si scardinalizza e con uno di quegli atti meravigliosi che la politica dell'antico regime ci consegna gli fanno sposare la prima figlia del fratello, perché chiunque avesse sposato gli portava delle ragioni, allora te la sposi tu. C'era il problema che aveva 50 anni, mi pare, la moglie 15, ma lasciamo perdere, forse anche di meno, forse sono vicende che in antico regime, mi ricordo quando avevo visitato un castello inglese, c'era il ritratto della madre di Enrico VII che aveva avuto il figlio a 13 anni, o appena compiuti 14, quindi voglio dire, era un'altra cultura. Se la giudichiamo con i nostri occhi, non ne usciamo, è proprio un altro mondo. E però loro non hanno figli, mi viene da dire forse pure meglio che non l'abbiano avuti. Il secondo fratello è Tommaso, che muore, mi pare, nel 56-57, anzi muore prima Tommaso nel 56 e Maurizio nel 57. Quando nel 57 sono morti, comunque che non ci fossero altri figli, era chiaro, il re del trono diventa Emanuele Filiberto Amedeo, questo qua, e lo rimane per 10 anni. Quindi finché lui ha un ruolo, è sordomuto, ha avuto una vita complicata, ma di fatto è prima del re del trono in pectore, poi del re del trono effettivo dello Stato, per cui non è tanto semplice. E qui c'è un altro problema, lui detesta la Francia ed è felicemente ricambiato. I francesi sanno che non li sopporta, a corte, non sappiamo cosa è successo, ma cosa è successo perché lui, quei 2 anni che lui passa lì a Compiègne, li passa con la corte francese, non li passa in un palazzo laterale, li passa con il re di Francia, deve aver avuto, deve essere successo qualcosa perché Luigi XIV lo ha sempre pesantemente osteggiato, magari l'hanno litigato una volta, da capire, non lo sappiamo, non abbiamo tutte le informazioni che vorremmo avere. Fatto sta che lui con la Francia non ci usa. E allora a questo punto, quando muore Tommaso, la famiglia si divide. Anche Maria non lo vorrebbe, anzi addirittura cosa succede? Che quando muore il padre, la madre torna in Piemonte, dove non tornava da tempo, e cerca di convincerlo, pare che sia così, si vengono a Torino, lei è la sorella maggiore, Ludovica del Baden, si è sposata con il principe di Baden, chiedendogli di rifiutare l'eredità e di lasciarla al fratello minore, che nel frattempo è diventato il terzo perché il secondo è morto, che è Eugenio Maurizio, detto Maurizio, il capo della famiglia Soissons, il capo della linea dei Savoia, Villa Savoia che regnava Soissons, che poi a loro volta diceranno Villa Franca, vabbè, questo ci porterebbe lontano. Qual è la vicenda? I due fratelli, che sono rimasti due dei tre che erano prima, si dividono il patrimonio. Al principe, a lui, i beni italiani, al fratello minore, sono i beni francesi, qui c'è ancora la madre. E qui si scatta la politica, perché Luigi XIV vorrebbe che l'erede fosse il fratello, mentre a Torino Cristina e Carlo Emanuele II vogliono che sia lui. Finché il duca c'è, è una battaglia lontana, ma più il duca cresce, meno arrivano figli, più il problema diventa serio. E vedremo che questo sarà un problema. E soprattutto c'è questo scontro con la madre, fortissimo. 4 ottobre 1657 muore Maurizio, lui diventa a tutti gli effetti l'erede del Ducato. Poco prima c'era stato questo scontro nel 1956 con la madre e in una lettera scritta, mi pare in maggio, dal castello di Racconigi, scrive a Cristina di Francia, Madama Reale, che è stato necessitato ad andare a stare a Racconigi, stante che la principessa mia signora madre tiene dell'avversione per me e mi vuole fare passare per un matto, per uno stravagante, cosa che non mi affligge ormai, non mi vuol bene, pazienza, ce ne facciamo una ragione, questo non lo scrivo, lo dico io, non mi senso è quello. Ma le lettere sue alla madre, quelle della madre a lui, pochissime, o quelle in cui lui parla della madre, hanno sempre questo tono, mia madre non mi sopporta, mi dispiace ormai, ho imparato a conviverci. Però è complicata questa vita, cioè questo in fondo non ha chiesto nulla di tutto questo caos, e si trova in una situazione molto complicata. Nel 58, lui ha un momento politico importante perché il duca, Carlo Emanuele II, va a Lione per incontrare Luigi XIV. Sono quasi coetanei e sono cugini. Si parla di un matrimonio, noi sappiamo oggi che per molto tempo si è detto che era un inganno, Luigi XIV vuole far vedere alla Spagna che sposerebbe una Savoia per vincere la Spagna, dargli una moglie spagnola, così lui farebbe la pace. In realtà sappiamo che il matrimonio era veramente pensato. Le cose sono un po' diverse. Comunque il matrimonio poi non si fa. Fatto sta che Carlo Emanuele II va a Lione, ha un incontro pessimo con Luigi XIV, le lettere dicono che si arrabbia moltissimo perché Luigi XIV lo tratta, c'è proprio una scena in cui l'altro non si avvicina in carrozza, si guarda, ma non si incazzano, come si dice genericamente, e i rapporti personali, infatti Cristina è molto arrabbiata di questo perché sparava invece che la figlia diventasse regina di Francia, che non funziona, e lui invece Emanuele Filiberto resta a Torino e diventa luogotenente generale dello Stato, quindi è un segnale che Carlo Emanuele dà, comunque per me l'erede è lui, io non lo tenente. Nel frattempo, vediamo un altro quadro, questo quadro sul fatto che sia lui si può discutere, scusate, ma credo che sia lui, sta a Castello di Racconigi, lui da giovane,
ha già l'ordine dell'Annunziata, del 48-49, non ricordo bene, e probabilmente alcuni lo fanno, lo riportano nel 58 quando diviene luogotenente educato, altri un po' prima, io forse lo vedrei un po' prima, ma non importa. Resta il fatto che il quadro è chiaramente un riferimento a quello del padre, dato di Bandicca è questo, lui vuole far vedere che anche lui, se vuole, ci sta. Questo quadro sta a Venaria, anche più le tratte equestre, che nel linguaggio politico e iconografico del Seicento ha un senso ben preciso. Come dire, io sono capace di stare a cavallo, sarò anche sordomuto, avrò anche mille problemi, ma so stare a cavallo, so andare a caccia, so fare i tornei, so farmi capire, quindi ho un problema, ma non così tanto. Questo è un dato più tardo, dove lui, questo quadro sta in un posto strano, c'è stato, dove non sapevamo di trovarlo, all'ambasciata italiana in Vaticano, Palazzo Borromeo, a Roma, e raffigura principe in abito da Cavaliere dell'Annunziata. Ci sono altri quadri suoi meno belli in giro, questi come sono quelli più interessanti, questo è il suo stemma quando viene fatto Cavaliere dell'Annunziata, stando in quel volume bellissimo del Capré che mette tutti gli stemmi di Cavaliere dell'Annunziata, che esce nel 54. Questo è un dipinto invece passato in collezione privata, quando si all'asta in questo periodo, non so dove sia finito, che è stato esposto in qualche mostra, dove si vede Carlo Emanuele II con Maria Giovanna Battista che scosta una tenda dalla quale si intravede Piazza Castello, e accanto sono di qua Emanuele Filiberto e di là la principessa Ludovica. Se l'ha parlato molto, la principessa Ludovica era la vedova di Cardinale Maurizio, perché aveva sposato bambino lo zio cardinale, che è diventata più grande e avendo molte ragioni sul trono, per un certo momento si pensa di fare sposare lui a lei, perché così non ci sarebbero contestazioni e potrebbe andare avanti. Ma lui di sposarsi non ha tanta voglia, cioè lui tutto sommato, gli va bene anche non sposarsi. Poi il fratello, i figli del fratello prenderanno le cose. Il fratello è questo qua, il Maurizio, che sta in Francia. Invece la cosa che mi ha sempre colpito, perché di Maurizio di Savoia Soissons abbiamo dei bei ritratti, questo qui che non chiedetemi perché non lo so, è finito in Svezia, che è un bel ritratto devo dire, e anche questo invece sta a Corigi, più facile da vedere, e abbiamo molte incisioni, oltre a queste quattro ce ne sono tante. Io non ho mai trovato un'incisione di Emanuele Filiberto. Mentre di tutti i principi Savaudi ci sono molte incisioni, stavano facilmente, confesso il mio limite, non ho mai trovato un'incisione di Emanuele Filiberto. Magari non esisteva, mi sembra strano che non sia mai stata fatta un'incisione. Però resta che a fronte di ritratti belli, vorrei vedere questo qua di lui, o magari mettiamo quello a cavallo di Venaria, così sento un po' aria di casa, non ci sono incisioni, che era all'epoca un sistema di comunicazione dell'immagine molto, molto importante. Dunque, andiamo avanti. Ora, lui era uno che amava moltissimo partecipare alle feste di corte, ma non perché ci facessero le feste, perché le feste di corte sono uno spazio politico, sono un momento politico, lui serve poter essere presente a queste feste per far vedere che sa fare politica. E in quelle testimonianze, che vi dicevo prima, ci sono testimonianze che ci raccontano bene come lui partecipasse e come fosse chignoso da morire in queste feste. Prendiamo un esempio, vediamo alcune di queste cerimonie. A parlare Don Giacomo Botta, che era uno dei suoi cappellani, interveniva di tempo in tempo in tutte le funzioni di corte, sì pubbliche che altre, avendolo anche veduto in occasione dei tornei che si facevano in Piazza Castello e in Piazza Reale. E non c'era alcuno dei cavalieri della corte che facesse più bella comparsa di lui, forse qui esagera un po'. Ed era pratichissimo di dette di altre funzioni di corte, in modo che io so che in qualche funzione che si doveva fare nel palazzo sono andato a prendere informazioni da lui, dal detto suo serenissimo principe, del modo e forma con cui si dovevano quella regolare, questo è vero. Lui era considerato un grandissimo conoscitore di cerimoniali, anche di dover difendersi. Ed è certo che era di un'esattezza e puntualità grandissima. Poi un'altra volta uno dice che l'ha visto ballare corte reale, altra volta nel palazzo proprio, cioè qui. Una volta vede un festino da Madama Reale, poi. E poi vengono fuori gli scontri, perché lui era tignoso, come vi ho detto. Nel senso che lui ci teneva molto su. Lui era il primo principe del sangue, erede al trono. Quindi il primo posto delle funzioni spettava a lui. Quando muore, lui si scontra, sempre, ha trovato tre casi di scontro, sempre con un San Martino, con il marchese di San Germano, cioè col capo della fazione francese, guarda caso. In occasione della sepoltura della fura all'altezza di Carlo Emanuele II, di curiosa memoria, volendo il fusilio al marchese di San Germano, come grande scudiere d'altezza reale, andare più vicino di lui, il serenissimo principe, al cadavere, detto serenissimo principe si oppose vivamente e lo fece andare via, dicendo che a lui, come primo principe del sangue, toccava il precedere qualsivoglia altro. E l'indomani pure vi fu altra differenza, ma c'è che dovendosi dare il collare dell'ordine a sua maestà d'OGD, cioè Vittorio Emanuele II, che ancora non l'aveva, pretese il suo signor marchese di essere lui a far tal funzione, ma detto serenissimo principe non gli permise tal cosa e volle essere lui a farla come la fece. Ci sono molte testimonianze di liti, tipo in occasione che si fece, questa è molto, molto divertente, pensando a quali sono le regole di cerimoniale, in occasione che si fece l'entrata di Maria Giovanna Battista, Madama Reale, nel 1665 mi pare, quando venne sposa della fortezza reale di Carlo Emanuele, poi si chiama Maria di San Germano, sempre lui, che era caso
cadere su Altezza, pretese dargli la destra. Onde, per dare la destra al principe, onde esso principe si infuriò a causa del torto che gli faceva comprendere il posto che gli conveniva come primo principe. Abbandonò l'entrata, cioè di mandare questo qua a cavallo che prende, gira e se ne va, che non è una cosa normale, in un'entrata molto regolata. Ed invece di entrare con gli altri per Porta Nuova, fece il giro della città a gran galoppo e venne per entrare a Porta Castello, ricordandomi benissimo perché comunque piccolo giovane lo seguitai come Paggio, con qualche difficoltà, avete mai stato Paggio che doveva stare dietro perché Paggio andava a piedi, era accogliuto al cavallo a gran galoppo. Non doveva essere semplice. Però dobbiamo capire che al di là dell'irudino, dello scherzo, manifestazioni simili nell'antico regime, che durante le cerimonie ad una precisione non dovevi muovere una foglia fuori dalle regole, voleva dire una tignosità mica da poco, cioè un senso della propria persona, del proprio ruolo molto forte. Io lo sono, perché non vedo l'ora, io posso parlare per ore, ma non posso in realtà. 30 minuti. Ah, perfetto, no, perché ce n'è di roba da raccontare, spero anche interessante. Ecco. Quindi siamo di fronte a un personaggio che con tutti i suoi limiti, e poi vedremo che questi limiti ci sono, è tutt'altro che uno stupido, ed è tutt'altro che disposto a farsi mettere i piedi in testa. E ci sono delle scene anche, devo dire, anche quasi commenti che lui fa, perché lui vuole far vedere che ce la fa, che non è disabile. Oggi diremo che voleva far vedere che era diversamente abile. All'epoca queste parole di oggi, nel 1600, non hanno senso. Non c'è il concetto di abilismo, che peraltro oggi giustamente si tende a superare. Ma lui voleva far capire che poteva fare tutto e che era un principe a tutti gli effetti, che non era un principe a metà. Allora, se trovo la citazione, perché io scrivo tutto ma poi non faccio gli indici, avevo preso nota di una cosa molto carina, prima dell'invasione, eccolo qua, dovrebbe essere qua, ecco, ottobre 55, ha più o meno 30 anni, siamo vicini ai 30 anni, suo padre è ancora vivo, e suo padre combatte fino alla fine. Tommaso non era così intelligente come pensava di essere, infatti politicamente si fa delle gaffe non da poco, però era un uomo di coraggio, come si diceva all'epoca, l'ha raccontato Paolo l'altra volta, in Europa pensano addirittura che non lo si possa ferire, che sia invulnerabile, era un uomo che comunque c'era da combattere. Non stava da lontano, si buttava a capofitto, con una caratteristica molto di Savoia. C'è una lettera bellissima di Filippo II di Spagna che scrive alla figlia, Infanta Catalina, quando sposa Carlo Emanuele I, di a tuo marito che un re non va a combattere, perché se va in battaglia e muore, poi può finire male. Quindi che la smetta di buttarsi sempre in battaglia, che col ruolo che ha non lo deve fare. E Filippo II infatti non combatteva più. Aveva l'esempio di Sebastiano di Portogallo che per andare a combattere muore in Marocco, viene ucciso, non si sa, scompare in battaglia, il Portogallo non ha più un re, non ha eredi, e infatti viene assorbito dalla Spagna. Quindi c'è un esempio molto vivo del fatto che un re se combatte in battaglia corre dei rischi. Ma su questo devo dire che i Savoia hanno sempre avuto una linea che in battaglia si combatte, quasi a giustificare, magari non saremo il massimo su altre cose, ma in battaglia ci siamo. E devo dire che fino a Umberto I, che combatte da giovane a Custoza, vedendo ferito, questa linea viene abbastanza seguita, va detto. Su questo non ci sono state mai delle grandi deroghe, poi nel Novecento le cose sono diverse. E 1655, a segno di Pavia, autunno 55, racconta a un suo cortigiano, una volta prese a dirmi che bisognava essere obbedienti al padre e alla madre, poiché una volta che si ritrovò sotto il comando del fu serenissimo principe Tommaso, suo padre, all'assedio di Pavia, aveva sempre procurato di non eccedere quanto gli veniva prescritto dal medesimo. E una sola volta che mancò, cioè avendo di questi proibito di entrare nella trincea, di tuttavia volle entrare e salì sulla breccia, dove girato si trovò solo senza seguito, avete presente quello che va avanti poi si gira, se avanti o seguito si gira e non ha seguito, è una roba del genere, dove si trovò solo senza seguito ed ebbe pena esso suo padre a far scendere ufficiali per disgaggiarlo da quel posto. E per quel poco tempo che vi stette, fu un miracolo quando rimanesse ucciso da colpi di moschettano. Gesù che fu, si portò a chiedere perdono al padre, mai più mancò i suoi comandi. Però dietro anche la nevità del gesto, ma anche l'insensatezza di buttarsi da solo nelle trincee nemiche, si capisce la volontà di far vedere che non è un codardo, che non sentirà, ma non vuol dire che non senta a livello di sentimenti. Infatti molte testimonianze, non tanto di testimoni solo della causa, ma anche testimonianze di storia, questo racconto è fatto anche da alcuni storici dell'epoca che lo testimoniano, cioè c'è la volontà di essere presente, di far vedere che c'è. Ora, andiamo un attimo avanti con la biografia, poi torneremo sulle cose. Il momento principale della vita, cioè noi siamo arrivati a questo punto degli anni 60, quando muore Carlo Emanuele II nel 63, lui ormai è un uomo di mezza età, non sposato, che per l'età dell'epoca avrebbe anche potuto morire di lì a un anno, voglio dire, poi lui in realtà vivrà moltissimo, però non era assolutamente detto. E quando nel 1159, pace dei Pirenei, si chiude questo trentennale conflitto tra Spagna e Francia, che si era innescato nella guerra dei 30 anni, ma aveva visto anche la guerra civile europea, la guerra civile piemontese, che è una delle parti della guerra dei 30 anni, eccetera, eccetera,
Lui tutto sommato ha un buon rapporto col fratello, nonostante la madre lo detesti, lui col fratello ha un buon rapporto, perché chiama i figli del fratello a Torino, gli comincia a educarli nel suo vecchio palazzo, poi li porterà anche qua, e tra i figli del poi nella famiglia di suo fratello, poi dei suoi nipoti, ci sarà anche il principe Eugenio, con cui avrà un ottimo rapporto, ma questo andiamo avanti. E lui comincia a pensare che lui deve avere una sua dimensione pubblica architettonica. Il principe Emanuele Filiberto è appassionato di architettura, lo sanno tutti a Torino, è un appassionato, legge, studia, disegna, però fino a quel momento, fino agli anni 60, non ha sentito il bisogno di fare qualcosa di nuovo. O comunque non sembra, non lo sappiamo. Ma negli anni 60 le cose cambiano, perché quando Vittorio Emanuele II muore, 1175, Carlo Emanuele II muore giovane, un po' più di 40 anni, lascia un figlio solo, Vittorio Emanuele II, che non è tanto di salute buona, tutta quella storia, quella fantacronaca del Grissino è falsa, ma che lui stesse male è vero, cioè tante volte gli ambasciatori dicono dai, il duchino non sta bene, non hanno inventato il Grissino, il Grissino è uscito dal 400, non hanno inventato per lui, però che stesse male è vero. Per cui se fosse morto Vittorio Emanuele II, l'erede era lui, ma siccome la Francia non lo riconosceva sarebbe scoppiata una guerra. Per cui, insomma, la questione era delicata, perché rischiava di scoprire una guerra di successione piemontese che di nuovo avrebbe diviso l'Europa su questa cosa. E lui che in quel periodo lì cerca di mostrarsi sempre di più un uomo capace, non solo con quell'affermazione di rango con i cortigiani, ma perché fa costruire questo palazzo? Perché comincia a ripensare un po' come parlerà Dardanello in una delle prossime conferenze? Perché vuole far capire che la famiglia c'è, ma che c'è lui. Perché quindi se mai non dovesse diventare duca, è capace di fare duca. Sta a organizzare, perché come la caccia è una metafora della guerra, l'architettura è una metafora del governo. Se sai costruire, se sai realizzare, vuol dire che sai fare. Infatti lui andava a caccia e descrive molto spesso, parla con i suoi colleghi delle cacce, poi c'è chi dice che a caccia non sentiva niente, non sentiva solo dei corvi, quindi si muoveva un po' alla disperata, però cacciava. E infatti aver messo lui nella sala di veneria ha un senso, Carlo Emanuele lo vuole in quella sala, vuole che ci sia, perché un modo per dire sa cacciare, quindi è in grado di, non ci sono altri, ci sono altri principi, ma non tutti, lui c'è, non c'è il fratello, ma lui sì, e ha un senso, è un modo per ribadire che nel caso in cui capitasse qualcosa, lui è pronto, sa fare quel mestiere, e anche costruire un palazzo ha un senso politico. Poi su questo si possono dire molte cose, ma... E qui è interessante, permettetemi, a questo punto torno, prima della sua biografia, alle testimonianze, queste testimonianze sono veramente molto belle, alle testimonianze di lui come persona che ama l'architettura. Intanto diciamo che era uno che quando viaggiava certe cose le vedeva. Per esempio, fatemi trovare le citazioni, ecco, quando sta in Spagna, noi non sappiamo bene cosa abbia fatto in Spagna, sappiamo però che gli piaceva molto l'Escorial, perché... il suo medico, Lattis di Carpeneto, scrive in una testimonianza avendomi dato qualche volta anche notizie dell'Escoriale di Spagna meno noto, poi purtroppo non dice quali fossero le notizie. Ma un altro testimone, e che testimone? Antonio Bertola, quindi uno che di architettura e ingegneria se ne intendeva, scrive, parlando delle cose che lui dice, ma mi ha anche più volte il discorso della caccia al cervo, quando correva al medesimo tempo, quando c'era la testa di Carlo Emanuele II, di più vari accidenti militari occorsi di quando andava in campagna. Torna al tema del principe che combatte, il principe che va a caccia, ed anche particolarmente della grande fabbrica dell'Escorial, discorrendomi della chiesa, abitazione dei monaci, botteghe d'artista, operai esistenti della medesima, quantità dei monaci, architettura della chiesa, narrandomi la qualità e il numero dei depositi, cioè dei feretri, delle tombe, tanto dei re principi di Spagna gli esistenti, quanto dei duchi principi di Savoia, con distinguo di quelli che erano di marmore, perché all'Escorial sono sepolti anche dei Savoia, distinguo di quelli che erano di marmore, servendomi del stesso termine che gli usava, anzi, da alcuni me ne dice a memoria di epitaffi. Forse qui Bertola si lascia un po' andare, però è interessante il fatto che lui racconti che lui si ricordava a distanza di 60 anni dell'Escoriale, che gli era rimasto in mente l'Escoriale, che lo girava, lo guardava, si ricordava le cose, e questo riferimento torna anche da altri personaggi. Tra l'altro mi diverte che sempre uno di questi suoi personaggi che lavorava con lui, che lascia testimonianze, Pietro Abbondioli, che credo fosse, era un luganese, che era capomastro luganese per... tra i testimoni di Piero, di minusieri, tappezzieri, artigiani, architetti, ingegneri, cioè lo raccontano, lui parlava molto con questi, racconta un po' divertente, dice, parla del fatto che lui, posso dire con tutta verità, che questo principe era accorto, savio, prudente e di buon senso, fin qui, provate si potrà dire il contrario, dice, massimo nel concernente di fabbriche e disegni,
stante che discerneva con fondamento da persone intelligenti di essi, intendeva dei difetti, quale molte volte correggeva lui stesso sopra i disegni, ancora che l'opera fosse già principiata, e massime quando occorreva farsi qualche rottura del suo palazzo, egli sapeva benissimo di necessaria rottura a proposito d'o, conoscendo la qualità delle muraglie, avendo meglio assistito alla costruzione e fabbrica delle medesime, e sapeva benissimo dove erano il canne dei camini, quando murali che sostenevano volte o erano destinate ad altre funzioni. E poi, una nota così, i domestici inferiori, diceva, quando parla dei conti, no, li chiama col titolo giusto, ma i domestici inferiori li chiamava per lo più col nome dell'ufficio a suo capriccio. Per esempio a me mi chiamava capo muratore, e un certo maestro Giacomo Marmore lo chiamava mastro magro, perché appunto era magro di sua natura, un altro lo chiamava mastro brutto, possiamo capire perché, altro mastro barbarossa e simili. Per queste aneddoti, in realtà noi ci rivelano che nel dare la testimonianza, quando Bondioli si lascia andare a descrivere questo, è quando è più sincero. Perché quando in una testimonianza davanti a un giudice ti metti a raccontare questi aneddoti minuti, che non ha al giudice che lui chiamasse uno mastro magro, mastro brutto, gli fregava niente, non serviva, ma vuol dire che la discussione è arrivata a un punto tale che chi è interrogato parla con libertà e quindi mi dà più credito a quello che dice, perché è meno trattenuto. Sono piccole cose, ma uno deve imparare a usare queste astuzie quando legge una fonte, altrimenti è la fonte che ti frega e non sei tu che capisci la fonte. Sono astuzie del mestiere. Poi è pieno di testimoni, che dico, c'è una molto bella di Bartolomeo Craveri, che mi pare sia uno dei suoi avvocati, che parla: so che aveva molto genio la fabbrica, che discorreva frequentemente, aveva sempre con sé degli ingegneri, e particolarmente fu il signor capitano Garove, e in tempi più antichi padre Gualino Guarini. Poi i testimonianti su Guarini ce ne sono, si diceva pubblicamente che si intendesse d'architettura e disegni di fabbrica, che io l'ho più volte visto con alcuni di essi in mano, massimo nel tempo che si fabbricava questo castello, si parla di Racconigi, e vi era assistente il padre Don Guarino, e io l'ho provveduto più volte usare il piede di Brando. Immagine che torna tantissimo, quello gira sempre con un piede di Brando in tasca. Quindi l'ho veduto più volte usare il piede di Brando in mano a prendere delle misure. Per l'ordinario portavo una canna quando era segnata con le misure dell'once e mezz'once per verificare le misure. Ora questo non te lo inventi davanti al giudice. Il fatto che più di 10 testimoni diversi, portati in giornate diverse, dicono che aveva il piede di Brando con sé, raccontano degli aneddoti legati a questo. Se fosse stato falso, sarebbe stato smentito in fretta. Quindi evidentemente c'era. Poi ci sono delle testimonianze molto divertenti, c'è anche sul suo rapporto con la famiglia, tipo a un certo punto a Racconigi rifanno la chiesa, questo non so bene, e devono spostare la tomba del Monsignor di Racconigi, l'ultima salone Racconigi. Allora l'architetto gli chiede, e spostando nei suoi sensi, gli domandava dove lo collocasse, e lui mi rispose, non essere parente, mette dove vuole, che mi sembra molto, come dire, sapeva quello che voleva. Ma volevo cercare un episodio su Venaria che era molto bello, perché lui era abituato, un po' credo anche da una biscata, perché dopo un po' avessero paura di lui, per cui andava spesso a dire quando dovevano rifare le cose. E c'è un caso che riguarda Venaria che se trovo vi leggo, perché è molto bello, ma naturalmente quando cerco le cose, eccolo qua. Questo a dirle Lorenzo Vietto, che credo sia un suo aiutante di camera. Scusatemi perché io ho tutte le cose scritte in pagina diversa e quindi devo cercarle. Aiutante di camera del principe, che era stato a servizio di Emanuele Filiberto per 55 anni, quindi insomma l'aveva frequentato parecchio. Lorenzo Vietto racconta: ricordo benissimo che dal tempo della foltezza reale di Carlo Emanuele II di gloriosa memoria, mentre la medesima altezza faceva fabbricare il suo palazzo della Venaria Reale, per sopra il medesimo c'era il belvedere, il quale era solo terminato, allora vi si portò detto fu serenissimo principe, cioè principe di Carignano, di presa di sua detta altezza reale. Siamo nell'epoca barocca, il linguaggio è quello, non è... Giunto in prospettiva del suo belvedere, dopo averlo mirato alquanto, disse nella sua solita forma di parlare, vale nada, non va bene, non è giusto. Il che udito da detta altezza, stupito, volle scendere in cima del suo belvedere, seguitato da detto principe, da signor ingegnere Valterga ed altri cavalieri. E giunto ivi sopra, detto principe, diede di mano sul piede di Brando, sai questo piede di Brando in tasca, ed avendo misurato con esso, fece vedere la detta altezza reale all'ingegnere, che infatti era fuori dalle regole d'architettura, onde la medesima altezza reale lo fece subito diroccare. Quindi era, come dire, ti faceva un po' paura ricevere il principe di Carignano al cantiere, se il direttore dei lavori, perché questo cambiava il piede di Brando, che cambiava tutto, insomma, poteva creare qualche problema. Ci sono diversi esempi così. Si parla di San Filippo, che era sempre Guarini, e questo Don Giovanni Macono, che credo fosse uno dei parroci della chiesa. Adesso se io devo organizzare meglio i miei appunti, perché sono un po' confusionario. Sì, questo era il sacerdote di casa Roccavioni, i Virago di Roccavioni sono la famiglia più importante della corte dei Carignano. Io tengo così tendenze d'architettura e disegni, massime di fabbriche civili, perché l'ho veduto più volte in tempo che si fabbricava il suo palazzo nuovo, cioè questo, con la pianta del disegno in mano, a visitare il lavoro dei maestri, confrontare se andava bene. E molte volte,
non approvava, rifaceva e correggeva gli errori fatti, aveva sempre i piedi di pranda presso di sé, misurava. Inoltre pure l'ho visto in San Filippo, mentre si fabbricava quella chiesa, massimo in realtà maggiore, è stato fatto da lui ad assistere più volte alle travagli e discorrergli sopra. Quindi sono talmente tante le testimonianze su questo fatto che lui fosse appassionato d'architettura, disegnasse, che è impossibile pensare che siano tutti inventati, che ci fosse un accordo, anche perché questa persona per l'architettura compare in molti di quei testi enciclopedici di cui parlavo all'inizio e comparve negli spazi degli ambasciatori. Quindi sono, mentre le testimonianze fatte per le figlie, tornando a quello che dicevo all'inizio, si dice che non sa leggere, che non sa scrivere, che non capiva nulla, che non sentiva niente, che non poteva fare nulla, potrebbero essere vere. Ma l'analisi delle fonti degli ambasciatori mi dà il contrario. Mi dice che, perché gli ambasciatori mi raccontano, il principe di Carigliano ha fatto questo, perché l'ambasciatore veneto in un dispaccio segreto al Senato della Repubblica doveva dire che sapeva fare una cosa se non sapeva farla. Lui doveva dire la verità al Senato veneto, ma doveva capire come erano le cose. Però anche per questo dobbiamo anche metterci nei panni di quelle principesse che ebbero poi una vita abbastanza complicata, perché persa la causa e non avendo potuto sposarsi, si sposarono segretamente con dei nobili piemontesi. Fecero l'errore di dirlo al principe Eugenio, pensando nella sua riservatezza, il principe Eugenio disse soprattutto a Vittorio Medio II che si arrabbiò moltissimo. E lì nacque tutta una serie di questioni complicatissime, una cosa prima la Baida, l'altra va sposato, non ricordo più un'altra famiglia nobile, e c'è una discendenza che arriva fino all'Ottocento, infatti quando Carlo Alberto diventa re chiede di avere le genealogie per capire sti Carignano tipo dove erano finiti. Ma quindi c'è tutta una vicenda complicata. Quindi queste povere donne avevano anche le loro ragioni, cioè non vorrei farle passare per le cattive, cioè cercavano di trovare un sistema con il padre, cioè col fratello, perché questo fratello non era, era un personaggio interessante, ma non era semplicissimo, dovevano usare le armi che avevano. Non è che poteva andare via di casa e dire basta, vado a vivere da sola, mi sposo. Non funzionava così l'antico regime, era un po' complicato. Oh, torniamo un po' indietro. Ce l'avamo detti della sua educazione. Poi torniamo sul principe artista letterato, ma vorrei tornare ancora sull'educazione. Perché il tema dell'educazione torna molto, come il tema della parola, dell'uso della parola, del saper leggere nelle testimonianze. Ora, devo dire che il tema dell'educazione torna molto, ma non ci dicono più di tanto. Ma sono interessanti, perché sia quelli che dicono che non sapeva parlare, sia quelli che dicono che sapeva un po' parlare, alla fine dicono quasi le stesse cose, bisogna solo saperle discernere. Testimonianza per le principesse che non sa parlare. Tutte le parole che venivano da lui, quindi se già dice qualcosa vuol dire che non possa parlare, non erano intese se non da chi aveva la sua pratica. Però se chi lo praticava lo sapeva, c'è una testimonianza che dice che in fondo dovrebbe essere per le principesse dire che non sa parlare, però dice lo capiva chi lo sapeva, quindi già va in un'altra direzione. E ho inteso del suddetto signor Conte Tommaso Villari di Sarmiento Baratta che il principe gli era stato insegnato da un maestro in Spagna che per qualche tempo l'aveva servito in quell'insegnamento, ma poi era stato licenziato dicendosi che non aveva compito di insegnarmi come sopra, perché quando il serenissimo principe usciva dalla scuola si vedeva sudato con grosse gocce e perciò fu licenziato dal maestro della serenissima madre, e se non mi inganno credo che il detto maestro si chiamasse Ramirez, benché detto serenissimo principe non lo nominasse mai se non quel nome di maestro di me. Snardi di Caraglio, Giovanni Amedeo Snardi di Caraglio, che è un personaggio della corte, diventa poi il gran cacciatore, quindi un personaggio importante della poi famiglia, quelli importanti, che testimonia per le principesse, e infatti mi pare che una sposi anche di Snardi, ma forse mi confondo, aveva imparato il suo parlare da un maestro in Spagna che per fargli imparare gli usava molte violenze, dandogli colpi, avendo ciò particolarmente inteso da detti signori, ci dice le testimonianze. Ora, questo è quello che dicono quelli che erano in teoria contro la tesi che lui fosse in grado di leggere e scrivere, di parlare. Andiamo alle testimonianze a favore. Ho sentito più volte raccontare dal mio padre che il serenissimo principe aveva imparato a parlare da un maestro spagnolo che gli aveva mostrato prima la lingua spagnola, quale a tale effetto detto principe possedeva perfettamente. Io gli avevo mostrato l'italiana, quando non l'aveva interamente imparata, per essersi detto maestro licenziato dalla corte a causa di certi disgusti, avendo io sentito dire dallo stesso principe che per imparare aveva sudato. Questa immagine del sudore a goccioloni dopo le lezioni ritorna in tanti testimoni. E chiaramente la fonte è lo stesso di Drago di Roccaglione, che era il suo gran maggiordomo, che era quello, insomma, che era stato quello sempre con lui, accanto a lui, che lo conosceva da ragazzo. Però torna molto questa espressione. Su grandissime gocce, modi violenti per giudicare la sua sanità. Scrivo Malabaglia di Canale, lui sì, quello che sposerà poi una delle due principesse. Quindi è un'istruzione che viene vista. Lui non ne vuole parlare, c'è una lettera che adesso non ho qua con me, lui dice che lui di quegli anni non ama parlare. E lui, allora c'è il problema, ma parla? Allora, le testimonianze delle principesse dicono che non parla, le testimonianze dei principi dicono che parla, del principe dei due fratelli.
la realtà sta un po' nel mezzo. Lui di fatto riusciva a parlare, ma usava delle parole, specialmente spagnole, che uno non tutti le intendevano, perché erano tutti piemonti, quel Piemonte molto francese capiva lo spagnolo. Per di più aveva difficoltà a parlare, quindi probabilmente, come dice uno delle testimonianze, erano quasi dei muggiti, delle parole molto forti, più di vocali che di consonanti, che però chi stava con lui capiva. Quindi non è che non parlasse, parlava per pochi, cioè per un gruppo ristretto che capiva quello che diceva. E poi leggeva le labbra, e quindi poteva, come abbiamo visto, capire quello che le persone dicevano. E lo spagnolo e l'italiano lo intendeva, il francese un po' meno. E infatti è divertente che anche coloro che dicono che non parla, dicono che per esprimersi col medesimo, con i cortigiani, si servivano dell'abecedario manuale, cioè con il linguaggio dei gesti. Io non so quale fosse il linguaggio dei gesti per muti nella metà del Seicento, ma dobbiamo immaginare che ci fosse un gruppo di alcuni cortigiani che gli parlava con la gestualità, e quindi dalla lettura delle labbra se non riuscisse a farsi capire. Ora qui le testimonianze sono tante e non posso leggerle tutte. È bella questa di una festa. Quando ha parlato di una festa, un altro dei suoi tanti di camera dice: sentì benissimo la voce di detto principe, e stando io benissimo attento per vedere se potevo comprendere ciò che dicevo, non mi riuscivo a intendere una sillaba, perché non articolò né pronunciò alcuna parola distinta, ma solo un tuono di voce tutto di vocali. Ma questo non è in contraddizione con il fatto che si esprimesse in spagnolo e che solo alcuni capissero, dietro quel tuono di vocali, quali parole volesse dire. E infatti un altro testimone dice del conte Buneo, i Buneo sono un'altra famiglia, sempre Birago e i Baratti, sono le tre, Birago, Budeo e Baratti sono le tre famiglie più incardinate nella corte di Carignano. Il conte Buneo serviva di interprete dei discorsi, e fa riferimento a un cardinale, Monsignor Spada, che dice che era stato un grande danno che il Serenissimo Principe di Carignano fosse muto, perché quando si poteva parlare veramente si capiva che era un uomo che comprendeva le cose. E poi poi ci sono i testimoni che si lasciano andare, quelli che dicono che parlava tutti i momenti, questo chiaramente legge alle testimonianze, sembrava che cantasse, questo ovviamente non è credibile, ma come dicevo, la via del mezzo. Infatti è interessante quello che dice sul pasticcere, Pietro Giovanni Battista Bolognino. Pasticcere per lo spazio di quasi 40 anni, in quel tempo ho avuto occasione di sentirlo parlare quasi tutti i giorni, e quando lo proferiva lo intendeva benissimo, come qualsiasi altra persona. Ora, non è detto che lui parlasse perfettamente bene, ma è chiaro che una persona che per 40 anni gli sta accanto, conosce i suoi gusti, conosce come parla, lo capisce. Torniamo al solito punto, per chi stava accanto a lui, per quel gruppo di 20 persone che stavano qui, con Guaraccurici, che erano sempre con lui, di cui lui si fidava e con cui poteva parlare usando gesti, mimiche, eccetera, si capiva. Per chi arrivava, non l'aveva mai visto prima, era complicato. Infatti si parla sempre di cavalieri pratici di spiegarceli. Quindi torna a questo tema, se mettiamo insieme le testimonianze, alla fine si arriva. Poi anche sullo scrivere, i testimoni delle principesse dicono che non sapeva scrivere. Invece noi abbiamo delle lettere in archivio, ma potrebbe avere scritte qualcun altro, non le sono firmate. Alcuni dicono che lui scriveva sensatamente, altri dicono che si facesse scrivere le cose, poi le rileggeva e le firmava. Ma alla fine poco cambia. Lettura. Sono più o meno tutti concordi che lui sapesse leggere. Qualcuno dice che leggeva solo poche cose, altri dice che leggesse interi volumi. È vero che lui certi libri li ha notati, male, ma li ha notati. È vero che ci sono delle, non dico alcuni, perlomeno li ho visti, leggeva i manoscritti, anche difficile intendere. Tutti insistono sul fatto che leggeva molto di storia. E in effetti anche la sua capacità di ragionare sui cerimoniali nasceva anche dalla lettura di testi di storia che si incentravano anche su questi usi, perché per quanto noi oggi i testi di storia del Seicento sembrino alquanto noiosi, e vi posso confessare che un po' lo sono, bisognava riuscire a capire che sono testi politici. Qualche anno fa Roberto Bizzocco, della storia italiana, ha scritto un libro molto bello, Genealogie incredibili, dove si spiega in maniera veramente molto bella come anche quelle genealogie assurde che fanno discendere famiglie di Viterbo da un principe troiano, famiglie torinesi da un principe libico, avessero un senso preciso, perché nella cultura politica del tempo questo aveva molto senso, si uccideva per queste cose, ce ne mettevi la pelle se scrivevi male queste cose. Quindi non era erudizione ye che sta così per dire ah, c'ho l'antenato troiano, no, Enrico IV sosteneva di avere gli antenati che provenivano da Troia, Roma si diceva fondata da Troia, Roma l'ha fondato un profugo troiano, la prova contraria, anche se detta così può sembrare forte, ma Roma la fondano i profughi di Troia con Enea, che dopo essere stati a Cartagine con Titone vengono a Roma. Quindi in una Roma che si diceva fondata dai troiani esuli, profughi d'Italia, dire che si discendeva dai troiani voleva semplicemente dire che arrivava da dove sono arrivati quando hanno fondato Roma. Quindi tutto questo aveva un senso. Quando i francesi si inventano di essere nobili, i francesi sono figli della piccola nobiltà romana, laziale anzi, non erano romani, erano d'origine toscana, trapiantati dal nord dell'Italia.
si inventano delle storie fantastiche, hanno a disposizione dei genealogisti eccezionali come Bambigno che fanno delle cose stupende, ma è tutta una genealogia incredibile, nessuno ci crede, ma tutti ci credono, perché ci devi credere, perché ha un senso, perché se sei arrivato là, quella genealogia deve essere se non vera, verisimile, ed è più verisimile quello che dire che discendi da di lei, ma questa è ancora un'altra cosa. Quindi questi testi che lui conosce bene non sono testi inutili, sono i testi base per capire la politica del tempo. Noi oggi, io penso che fa 300 anni, magari certi discorsi che oggi troviamo ovvi troveranno incomprensibili, capiteranno solo pochi storici che passeranno la vita a studiarsi e hanno tutta la mia umana compassione. Poi, torniamo ai personaggi di casa, Tabietti, e qui vediamo un altro aspetto, la passione per l'architettura è anche la passione per chi lavora in casa sui mobili. Tabietti, il suo minusiere, che ha fatto delle testimonianze secondo me più interessanti, ho seguito nella qualità predetta di minusiere la casa del fusserellissimo principe di Carignano per corso di anni 23. E pendente da tempo ho avuto occasione di parlare migliaia di volte col medium, l'unico che usa l'espressione migliaia. Segno che voglio ha parlato tutti i momenti. E lui dice questo, ha ragione che continuamente stavo a osservare i travagli che facevo di suo ordine nella qualità predetta. Quando vedevo che si faceva qualche cosa che non era di suo genio, subito mi correggeva e mi diceva quanto intendeva io dovessi fare. Nei discorsi che faceva capivo benissimo le parole. E perché nel suo discorso, quando mischiava molte parole spagnole, non era troppo inteso, così subito si spiegava con altre parole, alcune italiane, sicché era inteso da me dai miei lavoranti, che però ho corso nel principio, solo nel principio poche volte, perché avendo sì io che i miei lavoranti suddetti, dopo qualche poco di tempo, presa qualche pratica di queste parole spagnole, intendevamo benissimo tutti i discorsi che si faceva. Qui magari si lascia un po' andare, che lui parlasse proprio con tutti i lavoranti, ai mobili, tendo, eccetera, però è una testimonianza, poi c'è una bella testimonianza sull'altare di San Filippo, insomma, chiudo su questo argomento con la testimonianza di Craverio che torna al fatto, portava sempre appresso diversi quindi di matematica. E l'immagine di lui e Guarini che si tirano fuori dalle tasche in piedi di pranti, compassi, eccetera, ragionano sulle piante dei palazzi, mi sembra un'immagine interessante. Poi su Guarini, su lui e la matematica ci sarebbe da dire anche altre cose, ma non c'è tempo, non c'è tempo. Torniamo alla sua biografia. A questo punto succede una cosa grossa. Vado verso la conclusione perché penso che il tempo stia stringendo. 1682. Il conte di Soissons, Luigi Tommaso, suo nipote, Eugenio è morto, forse avvelenato, tutta una storia, lo scandalo dei veleni in Francia, l'affare de Poisson con tutte quelle vicende che capitano in Francia, complicate, i francesi sostengono che anche Carlo Emanuele II è stato avvelenato. In molte enciclopedie francesi Carlo Emanuele II è dato come avvelenato nell'affare dei veleni, cosa che invece in Piemonte nessuno ha mai scritto, è una questione delicata che varrebbe la pena un giorno cercare di capire. Ma resta il fatto che Eugenio Maurizio muore, strano, e diventa conte di Soissons Luigi Tommaso, quindi nipote di Maria Filiberto, che due anni prima di morire aveva sposato una donna che non era di sangue reale. La Maria di Borbone a quel punto fa una scena terribile, perché l'idea che suo nipote, quello su cui tutti, lui aveva sempre detestato Emanuele Filiberto, aveva sempre scelto il secondo genito. Questo muore, ma lasciato, ha sposato Olimpia Mancini, ma una delle tre sorelle Mancini, quindi c'era tutta, comunque, parete del Bazzarino, un matrimonio importante. Il figlio che diventa l'erede possibile, se muore Vittorio Emanuele senza figli, e se Emanuele Filiberto non ha figli, toccherà a lui, ammesso che Emanuele Filiberto riesca a diventare duca, questo va a sposare una donna che non è di sangue reale. Apri il cielo. Maria, che non ha mai amato Emanuele, cambia, decide che, svolta di 90 gradi, 180, fate voi, e decide basta, diseredo Soissons e nomino Emanuele Filiberto, devi sposarti e fare figli. Pulp. E oltretutto a questo punto l'idea era che non solo lui facesse figli per ereditare i beni Soissons, ma per poter poi andare ad una discendenza di Carignano, cosa lui non aveva pensato, si va avanti così. Poi la guerra finisce, Vittorio Medio II vince, il principe di Carignano continua a avere figli, l'ultimo figlio mi pare nasca sì, 1696. Durante il siero di Torino il principe non vorrebbe lasciare Torino, anzi si arrabbia molto perché vogliono che lasci il palazzo, lui non vuole lasciare il palazzo, ordinano di lasciarlo perché all'epoca era normale che il sovrano lasciasse la città assediata, perché l'idea era che se il principe, cioè è come negli scacchi, se cade il re finisce tutto, quindi il re non deve, il re e i suoi familiari non devono essere, perché se il re cade prigioniero finisce tutto, se fa un prigioniero la regina o i principi, scusate, è un ricatto e quindi i principi devono mettersi in salvo. Oggi noi con la nostra ottica non lo comprendiamo, ci sembra una cosa brutta, ma in realtà è una logica d'antico regime dove i due eserciti sono veramente sulla scacchiera, due re che si combattono, il re deve sempre essere in salvo, che costi quel che costi, ma il re deve essere in salvo. L'idea del re che rimane a combattere è sbagliata nell'ottica dell'antico regime, ma devo dire, un'ottica fino all'Ottocento,
Questo, solo con l'Ottocento che riescono finti altri o cadono, prima non succede. E quindi ancora lì lui vive la sua esistenza, viene catturato mentre lascia Torino, viene fatto prigioniero, però poi si ritira a Racconigi, anche abbiamo delle belle testimonianze su Racconigi, ma non ve le leggo perché temo che il tempo non ci sia più. Ora, adesso però capite il perché del giudizio di Saint-Simon quando lui muore nel 1709. Ora, credo di poter chiudere più o meno questo punto. L'idea qual è? È di far capire che siamo di fronte a un personaggio che, se dovessimo giudicare da quello che ha fatto, è importante d'Europa, quindi ha fatto questo, ha chiamato Guariglia, ha fatto sistemare Palazzo Carignano, ha fatto fare tante altre cose che noi non conosciamo, sappiamo che commissiona opere, che commissiona addirittura musica, penso per la moglie, perché lui la musica proprio. Si racconta che quando ballava, non potendo sentire la musica, i suoi cortigiani avessero elaborato un sistema di gesti che faceva capire quando doveva battere il ritmo e che in certe danze come la Kumau lui potesse muoversi nella maniera giusta, come la danza è importante nella vita di corpo, perché testimonia che tu controlli il tuo corpo, anche lì non è solo divertimento la danza. Avere un fisico adatto e sapere ballare bene vuol dire che tu comandi il tuo corpo. Se non sai comandare il tuo corpo, come puoi comandare la nazione? C'è sempre un messaggio, l'antico regime nulla è come sembra, bisogna sempre capire il linguaggio dietro, che c'è dietro. Lui lascia una casa di Carignano, che non è più soltanto un paio di principi su Asson, poi si estinguerà di a poco, con il principe Eugenio, insomma, non è che tutte sono estinte con un principe come il principe Eugenio, che era suo nipote alla lontana, che era, con cui erano ottimi rapporti. I Carignano, suo figlio sposerà una figlia di Vittorio Emilio II, una figlia avuta con la Verrua, Francia, il bello e il cattivo tempo, ne farà tutti i colori, tornerà poi a Torino, il quarto principe, lì nascerà, ci sarà tutta un'altra vicenda. I Carignano nel Settecento non hanno un ruolo paragonabile a quello avuto nel Seicento. Non a caso, dopo il terzo principe, di cui il suo figlio, l'altra figura famosa dei Carignano del Settecento è una donna della principessa di Lamballe, che ha tutta un'altra vicenda, la rivoluzione francese, l'amica di Maria Antonietta, uccisa dai rivoluzionari in maniera alquanto cruenta, se avete visto qualche quadro, l'ha fatta a pezzi con i pezzi mostrati sulle picche a Maria Antonietta mentre in carcere per farle capire cosa le capita, la principessa di Lamballe, una Carignano, zia di Carlo Alberto, se non ricordo male, o zia di Carlo Alberto, e poi la storia ricomincia di Carignano, torneranno ad avere un ruolo politico importante nell'Ottocento quando nessuno più se l'aspettava. E come dire, chiudo con questo palazzo che è la sua eredità più importante ed è l'eredità di un uomo che voleva far capire che c'era e che aveva un